In data 4 dicembre è stata rilasciata la versione 0.9 di ABBO 2020. La prima grossa novità è che è stato aggiunto un nuovo traguardo chiamato Venditore Ambulante. Questo traguardo servirà a determinare il prezzo massimo che ciascun utente potrà utilizzare quando venderà al mercatino. È composto da 5 livelli, il primo consente di vendere a un prezzo massimo di 10 crediti. Il secondo ha un prezzo massimo di 100, il terzo ha un prezzo massimo di 1000, il quarto ha 10.000, mentre il quinto, che è l'ultimo, consente di vendere fino a un prezzo massimo di 100.000 crediti. Per sbloccare il primo livello bisognerà vendere almeno due oggetti al mercatino, per sbloccare il secondo venderne almeno 6, per il terzo 15, per il quarto 50, per sbloccare l'ultimo livello bisognerà aver venduto almeno 200 oggetti al mercatino. Nel mio caso ho venduto 23 oggetti al mercatino, quindi sono al livello 3. Successivamente sono state effettuate delle modifiche al mercatino. La commissione operativa, ovvero la tassa del 10% che bisognava pagare in anticipo durante la vendita, è stata per fortuna rimossa, mentre invece la commissione di vendita è stata leggermente modificata. Andiamo a vedere alcuni esempi. Il prezzo minimo ovviamente è quello di 2 crediti. Se noi vendiamo questo furno a 2 crediti, non dovremo pagare nulla in anticipo, però il nostro guadagno in caso di vendita sarà di un credito. Mettiamo invece caso che noi vogliamo vendere questo furno a 20 crediti. In questo caso non dovremo più pagare i 2 crediti di commissione operativa, però nel caso in cui riuscissimo a venderlo, guadagneremo unicamente 17 crediti. Quindi in questo caso il profitto reale è ora di 17, mentre invece prima era di 18, perché guadagnavamo 20 ma ne avevamo pagati 2 di commissione. Vendere invece il mercatino un furno a 1000 crediti non costerà più 100 crediti di commissione operativa, ma in caso di vendita il guadagno sarà di 894. E il profitto reale sarà sempre questa cifra qua, quindi sempre di 894. In precedenza invece il profitto reale era di 891, ovvero 991 meno 100 di commissione operativa. Quindi insomma non sono state apportate chissà quali modifiche alle tasse, purtroppo le tasse sono tuttora esistenti, sono leggermente un po' più alte per i prezzi più bassi, mentre invece leggermente un po' più basse per i prezzi più alti. Rispetto al vecchio client ovviamente la tassa è nettamente maggiore. Sono stati inoltre risolti i problemi con il nuovo sistema di sconti, quindi ad esempio nel caso in cui noi volessimo acquistare in quantità questo zerbino, uno ci costa un credito, due crediti. Quando noi ne acquisteremo 6, non ci sarà uno sconto, quindi pagheremo sempre 6 crediti, ma ne riceveremo uno in più gratis. Adesso continuo ad aumentare la quantità per farvi vedere qual è il rapporto tra il numero di furni e il numero di furni in omaggio. Adesso è 2, adesso è 3, adesso è 4, adesso è 5. Adesso è 6, adesso è 7 e così via. Nel caso in cui ne acquistassimo 100, che è il massimo, ne riceveremo 30 gratuiti in più, senza però avere alcuno sconto sul costo totale. Successivamente sono stati risolti diversi bug, quindi ad esempio è stato risolto il problema per cui gli utenti rimanevano bloccati nella schermata di caricamento, è stato risolto il problema con il client che a volte si bloccava quando si posizionavano rapidamente i furni impilati uno sopra l'altro, il pannello di configurazione di Wired ora si chiude se il furno viene rimosso dalla stanza, i furni LTD sono ora etichettati correttamente nell'inventario e nel negozio, purtroppo questa cosa non riusciamo a farvela vedere perché in sandbox gli LTD non sono acquistabili, sono stati corretti alcuni poster nel catalogo e nel mercatino a cui i nomi e le icone scomparivano. Sono stati risolti i problemi con l'accesso automatico con l'ultimo avatar utilizzato ed è stato sostituito il logo di Unity con quello di ABBO durante il primo caricamento del client, ve lo faccio vedere. Nel caso in cui noi adesso ricaricassimo il client, al primo riavvio qui non c'è più l'icona di Unity ma c'è quella di ABBO. Purtroppo adesso è stato confermato che non si ricevono più Duckets semplicemente stando online, quindi l'unico modo per ottenerli sarà tramite il regalo giornaliero, tramite la progressione di livello e tramite i traguardi. Purtroppo con i regali giornalieri si ottengono soltanto 5 Duckets al giorno, oppure 10 nel caso in cui fossimo a Bo Club. Questo significa che per arrivare a 1300 Duckets con solo i regali giornalieri bisogna riscattare i regali giornalieri 130 o 260 volte. In questo nostro articolo vi illustriamo nel dettaglio tutti i cambiamenti relativi a questa nuova versione. Prima di concludere il video, volevo farvi vedere altri articoli. Il primo è questo, ovvero è stata migliorata la sicurezza degli account con ABBO 2020.
È stato infatti implementato un codice di accesso one-time password, ovvero un codice che potremo utilizzare al posto della nostra password salvata. I codici di accesso TP non sostituiranno la nostra password principale, ma potremo utilizzarli in determinate condizioni, ad esempio se non ci ricordiamo la nostra password, oppure se compaiono le domande di sicurezza e situazioni simili a queste. In questi casi ci verrà inviata un'email con un codice temporaneo utilizzabile una sola volta per accedere. Nell'articolo vi spieghiamo meglio il tutto. È stato inoltre migliorato il blocco di sicurezza. Tutti i nuovi account infatti dovranno innanzitutto avere l'email verificata. Successivamente il blocco di sicurezza sarà attivo di default per questi account e nel caso in cui dovesse comparirci il blocco, non ci dovrebbero essere più richieste le nostre domande, ma ci verrà chiesto di inserire un codice di login OTP che ci verrà inviato tramite mail. Purtroppo al momento tutte queste modifiche non sono ancora state implementate sulla beta e quindi non possiamo farvele vedere. Quando le aggiungeranno vi illustreremo a livello pratico questi cambiamenti. Per concludere, si avvicina sempre di più il rilascio della versione beta pubblica di ABBO 2020. Infatti, entro fine dicembre, la Sulake sarà costretta a rilasciare questa nuova versione. Quindi purtroppo ABBO ha i tempi stretti e quindi non rimane molto tempo. E quindi confermato che a breve tutti avranno la possibilità di accedere alla beta o al client vecchio. Questo sarà possibile tramite due bottoni, come ad esempio in questo screenshot. Il mercatino purtroppo funzionerà soltanto sulla versione di ABBO 2020, quindi sul vecchio client verrà disabilitato. Non sappiamo ancora quando questo avverrà, ma sicuramente ABBO prima di rendere la beta pubblica, 48 ore prima, disabiliterà il mercatino in modo che sul vecchio client non si potrà più utilizzare e quindi saremo costretti ad utilizzarlo unicamente su ABBO 2020. Poi qua spiegano la questione dei Ducats, che adesso non c'è più un limite fisso, ma c'è un limite variabile, ovvero i Ducats si potranno accumulare, ma superata una certa soglia si detrarrà una percentuale a ogni eccedenza del limite. Per quanto invece riguarda la chat privata, ABBO fa sapere che al momento sul nuovo client non è ancora stata implementata, che però è una loro priorità e che quindi inizialmente sarà utilizzabile soltanto sul vecchio client. Ovviamente la possibilità di passare dal vecchio client a quello nuovo di ABBO 2020 sarà temporanea, una cosa relativa, insomma, probabilmente al mese di dicembre, perché nel 2021 è sicuro che, siccome Flash non sarà più supportato, lasceranno soltanto il client in Unity. Per questo è tutto, vi invito a leggere i nostri articoli dove le cose sono spiegate in maniera più approfondita e dettagliata. Ci aggiorniamo prossimamente con altre novità. A presto, ciao!